Natale 2021, un amico mi manda su WhatsApp un video auguri speciale, davvero bello, questo. È una città illuminata come si conviene sotto Natale, con un profluvio di luminarie. Passo il mio cellulare alla mia dolce metà, ovvero mia moglie, che non vi faccio vedere per ovvi motivi di privacy, e le chiedo: secondo te che città è questa? Non la riconosce. Comunque è d'accordo con me, è una città molto, molto bella. A questo punto le do la soluzione. È Pescara. Quasi quasi non ci crede, così ripassa il video. E il video auguri lo giriamo ad amici e parenti vari per il Natale 2021. A illuminare così Pescara ci pensa una società, una SPA. 100% pubblica, con praticamente un socio unico che è poi il comune di Pescara. La società si chiama Pescara Energia, era prima Pescara Gas. Si occupa, tanto per cominciare, di ben 24.000 punti luce della città, leggesi lampioni, oltre che di tutti i servizi tecnologici di Pescara, con sotto Natale questi effetti. Raccontare cos'è Pescara Energia mi hanno dato appuntamento in comune, dove? Là sopra, in cima alla torre comunale, quella dell'orologio e della relativa campana, che suona ogni quarto. E là sopra succede che quando suona la campana fa un bel effetto. Di giorno la città da quassù è un altro spettacolo, ma sempre spettacolo è. Hanno affrontato l'aspra scesa fatta di centinaia di scalini il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli, il direttore di Pescara Energia Giuliano Diodati, il direttore tecnico Giovanni Caruso. Da raccontare ci sono l'illuminazione, gli impianti semaforici, l'efficientamento delle nostre scuole e le fontane. Pescara Energia, quali sono le direttive fondamentali di questa azienda speciale del comune? Beh, Pescara Energia è una società partecipata del comune che si occupa fondamentalmente di una serie di mission che l'amministrazione comunale nel tempo ha dato alla società. In primo luogo si occupa di illuminazione pubblica. Tengo a precisare che negli ultimi due anni sono state cambiate tutta la parte che riguarda l'illuminazione pubblica, quindi 25.000 lampadine per quanto riguarda la città di Pescara. La cosa importante è che ci stiamo dotando di un sistema insomma, abbastanza evoluto di telecontrollo, per cui fra pochissimo tempo, ma parliamo veramente di qualche settimana, saremo nelle possibilità di poter verificare tutti gli eventuali guasti che riguardano l'illuminazione pubblica della città di Pescara attraverso un software che ci segnalerà pali che si spengono, per cui potremo intervenire in maniera diciamo sicuramente in maniera rapida nel ripristinare l'illuminazione in quella zona o in quel palo della città. L'energia Pescara nei suoi vari aspetti, quali più importanti?
Io più che parlare di energia parlerei di sostenibilità ambientale, perché i due temi sono molto collegati. Oggi l'energia è un termine che si usa molto perché abbiamo capito quanto conta l'energia per il cittadino e per le città, perché le città sono le massime fruitrici di energia e il costo dell'energia si riverbera sui cittadini. Pensiamo al costo dell'illuminazione nella nostra città. Dall'anno scorso a quest'anno noi paghiamo 2 milioni e mezzo in più di illuminazione perché purtroppo i costi sono aumentati enormemente, e così su tante altre questioni. Per questo oggi il discorso della sostenibilità ambientale e di un'energia rinnovabile diventano fondamentali, e noi a Pescara ci stiamo muovendo in questo senso. La bandiera blu non è soltanto per esempio il mare pulito, la bandiera blu è un modo di vivere, la bandiera blu è un termine culturale, un marchio di qualità su una città che ha puntato sulla sostenibilità ambientale, quindi mare pulito, spiagge curate, ma anche piste ciclabili, perché noi a Pescara abbiamo circa 40 km di piste ciclabili e nei prossimi 2 anni ne realizzeremo altri 20, ma a Pescara abbiamo avuto un finanziamento della BEI, Banca Europea degli Investimenti, siamo l'unica città d'Italia di queste dimensioni ad aver ottenuto questo finanziamento di 35 milioni di euro per intervenire sulla sostenibilità ambientale, quindi per realizzare un biodigestore che ci permetterà di abbattere i costi dello smaltimento dei rifiuti di circa il 30% senza consumare energia e soprattutto senza inquinare l'ambiente, perché questo è il dato reale. Abbiamo ottenuto questi fondi anche per efficientare dal punto di vista energetico le scuole. I lavori che stiamo facendo nelle scuole hanno un'utilità enorme, in quanto c'è un risparmio di energia, di calore, perché vengono fatti in tutte le scuole i cappotti, vengono sistemate tutte le finestre, quindi, e c'è la possibilità anche di risistemare all'interno delle scuole anche gli interni, quindi la suddivisione degli spazi che abbiamo già dovuto fare tenendo conto di quello che è successo con il Covid. Quindi la possibilità di portare Pescara a realizzare la sistemazione noi abbiamo 54 plessi scolastici, ne abbiamo, come ho detto prima, già sistemate 12, ne vorremmo sistemare altre 6 il prossimo anno per poi arrivare pian piano a efficientare tutte le scuole della nostra città. Quindi i 54 plessi scolastici che noi abbiamo a disposizione per i bambini che vanno dall'asilo nido fino alle scuole medie, vorremmo portarle tutte a termine. E ci sono poi le scuole. Sì, perché per esempio rispetto al finanziamento BEI di 35 milioni di euro, 15 milioni di euro sono dedicati al discorso dell'efficientamento energetico delle strutture pubbliche comunali e quindi per la maggior parte delle scuole, ma anche degli impianti sportivi e dei palazzi del comune, perché sulle scuole è fondamentale l'efficientamento energetico. Noi dobbiamo abbattere il costo dell'energia e possiamo farlo tranquillamente nelle scuole, tranquillamente negli impianti sportivi e negli edifici pubblici. Oramai questo è un precetto stabilito dall'Unione Europea che dobbiamo applicare concretamente, ma anche sulla mobilità abbiamo fatto passi da gigante. Oramai il discorso legato ai percorsi dedicati al mezzo pubblico elettrico siamo addirittura d'arrivo, perché sulla filovia si stanno completando i lavori che permetteranno di realizzare questo importante mezzo di comunicazione in città, che parte da Montesilvano e arriva fino a Francavilla su percorso dedicato. Quindi vuol dire risparmiare tempo per chi prende il mezzo pubblico, ma per la città vuol dire risparmiare energia, vuol dire abbattere l'inquinamento da CO2, perché i mezzi sono tutti quanti elettrici. A Pescara nel giro di un anno e mezzo avremo almeno 17 mezzi elettrici che gireranno, e così via, perché noi ogni anno acquisteremo dai 5 ai 10 mezzi elettrici pubblici per metterli in esercizio in città. Sono passi da gigante che questa amministrazione sta compiendo, ma non può esimersi dal farlo, perché oggi tutti quanti noi dobbiamo capire che la transizione energetica vuol dire impegnarsi concretamente per migliorare la condizione delle città, che sono le prime che subiscono
danni da inquinamento e subiscono costi esagerati dall'energia che aumenta. È un passaggio naturale che dobbiamo fare e noi lo stiamo facendo e ce lo riconoscono tutti. D'altronde Pescara nel 2021 è stata con i dati sole 24 ore la città più attrattiva d'Italia, perché la differenza tra i nuovi residenti e coloro che sono andati via da Pescara è notevolmente a favore dei nuovi residenti e in percentuale la migliore d'Italia. Questo è il cuore di Pescara Energia, ovvero gli uffici, la sede, si trova all'inizio di via del circuito, nello stesso edificio che ospita la Polizia Municipale. Qui dentro ogni giorno si risponde alle esigenze della città per tutti i servizi tecnologici. Qui arrivano segnalazioni da parte dei cittadini e sempre qui si progettano interventi e soluzioni. Da un anno e mezzo Pescara Energia si occupa di efficientare energeticamente gli edifici comunali. È stato fatto un lavoro e si sta facendo un lavoro molto importante sulle scuole di Pescara, però questo lavoro è solamente all'inizio, perché adesso sono in previsione, sempre attraverso dei finanziamenti che siamo riusciti in qualche maniera a intercettare, stiamo predisponendo i primi studi di fattibilità sulla riqualificazione energetica di tutti gli impianti sportivi della città. Diciamo che in qualche maniera quando si parla di Pescara città dove la transizione ecologica assume un ruolo importante, in questo Pescara Energia ha grande importanza, perché sta supportando l'amministrazione nello svolgere tutti questi compiti. Altra cosa che è un progetto che abbiamo messo in campo da pochissimo tempo, ma sul quale Pescara Energia sta investendo molto anche in termini di professionalità, sono le comunità energetiche che sono state in qualche maniera sostenute molto anche dal governo Draghi, e che permetteranno in qualche maniera ai singoli cittadini o a gruppi di cittadini di potersi autoprodurre l'energia elettrica, considerando che il momento di grande difficoltà legato al costo dell'energia è un momento che pesa sulle tasche di tutti i cittadini, e quindi in questo caso noi non solo saremo un braccio operativo del comune, ma saremo un braccio in qualche maniera di supporto per i cittadini di Pescara, che si potranno organizzare e costituire questi piccoli, chiamiamoli consorzi, queste piccole comunità per autoalimentarsi. Dal punto di vista economico, dei finanziamenti, come operate? Allora, Pescara Energia in questo viaggio della transizione energetica è sicuramente lo strumento, il mezzo di trasporto pubblico con il quale affrontiamo questo viaggio. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze per ottenere tutti i finanziamenti pubblici che ci sono a disposizione, e quindi abbiamo intercettato i fondi del conto termico messi a disposizione dal GSE e anche i fondi della Banca Europea. Con questo stiamo finanziando tutti gli interventi di riqualificazione energetica senza fondamentalmente dei costi aggiuntivi per la città di Pescara, e oltretutto vogliamo aprire le porte di questo mezzo di trasporto a tutti i cittadini, perché con le comunità energetiche e con altre iniziative, con le scuole che stiamo portando avanti, vogliamo aprire le nostre porte a tutti i cittadini che vogliono partecipare. Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito istituzionale www.pescaraenergia.it, e appunto vi invitiamo a partecipare a questo nostro viaggio nella transizione energetica. Le fontane a Pescara sono adesso veramente delle fontane. Sì, diciamo che anche questo lavoro è un lavoro che viene svolto da Pescara Energia, la manutenzione delle fontane. Invito i cittadini della nostra città a vedere le fontane di Pescara, che sono state completamente risistemate, riqualificate, sono perfettamente rifunzionanti, perché sono state eseguite tutti i lavori di manutenzione che non si facevano veramente da tanti tanti anni, per cui tutte le fontane zampillano, tutte le fontane durante la notte sono illuminate, e questo è un bel biglietto da visita per la nostra città in vista della stagione estiva. E lasciamoci con queste immagini notturne. Ci sono dentro i semafori, i lampioni, le fontane e passando le scuole. È veramente bella questa città.
Thank you.